Il nome Naomi Osaka vi dice qualcosa? Per chi non la conoscesse, è una tennista professionista metà giapponese e metà americana, che si è aggiudicata l'Indian Wells 2018 e il Grande Slam agli US Open 2018, prima atleta nipponica in assoluto a riuscirci. Tuttavia, molte persone, giapponesi e non, dopo la sua vittoria, hanno iniziato a dire: "Ma lei non è giapponese". Sfortunatamente non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Vedi il caso di Miss Universo giapponese Arianna Miyamoto, che sollevò polemiche per la gente che diceva: "Non è una purosangue giapponese, non ci rappresenta". Questi soggetti tendono a condividere le loro opinioni non in pubblico per paura della reazione negativa delle persone, bensì su internet e sui social, dove nascondendosi dietro l'anonimato si comportano in modo molto diverso. Ciò è davvero triste. Ed è proprio qui che abbiamo letto l'incredulità di molti che non ritengono che Naomi Osaka sia giapponese. Questo forse è dovuto dal fatto che non è cresciuta in Giappone, non parla giapponese fluentemente come i giapponesi nati e cresciuti in questo posto e soprattutto non ha l'aspetto tipico di una ragazza giapponese. È più alta e mascolina rispetto alla media e la pelle è più scura, quindi alcune persone la ritengono non una pura giapponese. Ma cosa significa davvero essere un puro giapponese? Pensate che bisogna basarsi sull'aspetto fisico, nome o abilità di parlare la lingua? Prendere parte all'attività nella società, contribuire al paese in un modo o nell'altro, mostrare gratitudine e rispetto per questo luogo ed il suo popolo, nonché seguire le leggi sociali e culturali non dovrebbero essere le cose più importanti? Perché la verità è che non esiste un puro giapponese. Nella realtà siamo tutti un mix, più o meno, se andiamo indietro nel nostro albero genealogico. Dubito che queste persone che hanno tanto da criticare pensino davvero che tutti i loro antenati siano della stessa etnia. Forse erano cinesi, coreani, italiani, non lo si può sapere. Ma cosa importa? È davvero qualcosa di così vitale? La società giapponese è fondata sul rispetto, l'educazione e la modestia. Forse non tutti i giapponesi oggigiorno la pensano così, ma tradizionalmente sono i valori fondamentali della cultura nipponica. Naomi, al di là del fatto che anche sui documenti figura come giapponese, ha dimostrato tutte queste caratteristiche durante la partita, quando ha ricevuto il premio e durante le interviste a seguire. Tutti i giapponesi dovrebbero essere orgogliosi di avere una campionessa così che li rappresenta. Go Naomi, go! Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posta un sacco di cose interessanti.